Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi in questo video vi mostrerò una serie di piante ottime per l'esposizione a pieno sole. Le piante che vi mostrerò in questo video non sono le uniche piante che vanno bene al pieno sole, bensì sono le piante che ho io adesso nel vivaio, ho avuto l'esperienza sulla mia pelle su queste piante e quindi posso assicurarvi che sono molto resistenti per il pieno sole. La prima pianta che sento di consigliarvi da esposizione a pieno sole è sicuramente la begonia. Andiamola a vedere nello specifico. Ecco, questa è la begonia. Troviamo tre colorazioni diverse: un rosso, un rosa un po' più scuro e un rosa un po' più chiaro. Questa è una pianta molto particolare e molto bella, anche perché ha questa foglia lucida, molto carnosa e soprattutto dei colori molto brillanti, sia di foglia che di fiore. Questa è un'ottima pianta per chi ha poco tempo da dedicargli, infatti è una pianta molto resistente anche agli stress idrici. Al contrario invece è molto sensibile all'eccesso d'acqua. Infatti cosa può capitare? Quando eccediamo con l'acqua il terreno tende a ristagnare e quindi può portare al marciume di alcune foglie. Cosa succede? Che queste foglie, se non le andiamo ad asportare in tempo, possono portare delle muffe che tenderanno a far marcire tutta la pianta. Però mi raccomando, quando parlo di piante resistenti non significa che non bisognano essere annaffiate, diciamo che riescono a sopportare qualche giorno in più rispetto alle altre piante, quindi annaffiamole e ogni tanto guardiamo come stanno. Di begonie ne esistono di diverse varietà e anche questa è una begonia. Questa qui viene chiamata begonia big. La differenza è che ha queste foglie più grandi e ha un portamento che cresce più in altezza e tende a ricadere. Ha queste foglie molto lucide, carnose. Questo è per farvi capire la grandezza. Questa è la mia mano, è una bella foglia. Un'altra pianta che è per eccellenza la pianta dal pieno sole è di sicuro il geranio. Di gerani ne troviamo di diverse tipologie e diversi colori. Adesso ne vedremo qualcuna. Questi qui sono tutti gerani malvoni. Li vediamo in una piena fioritura. Questi qui, per chi è già iscritto al canale e ha visto già gli scorsi video, ve li feci vedere che erano ancora non fioriti. E adesso sono tutti quanti al 100% della fioritura. Vedete che colori stupendi. Anche questa, come la begonia, è una pianta molto resistente al pieno sole e abbastanza resistente agli stress idrici. Però lo stesso discorso vale anche per lei. L'eccesso d'acqua è una cosa molto pericolosa perché può provocare marciumi che possono estendersi per tutta la pianta. Da quest'altro lato troviamo dei gerani zonali. Anche questi hanno dei colori veramente bellissimi. E anche questi, resistentissimi al sole, molto resistenti allo stress idrico, però dobbiamo stare attenti con l'acqua. Perché succede questo? Quando eccediamo con l'acqua, il terreno che rimane umido, le foglie si ci vanno ad appoggiare su e diventano gialle. Queste qui dobbiamo avere l'accortezza di toglierle, così da spronare alla pianta a rifarne altre. Come vi dicevo, ci sono un sacco di varietà di gerani. Questo qua è il parigino, questo qui è stelo verde, colore rosso. E anche questo, come tutti i gerani, è un'ottima pianta da mettere a pieno sole. E mi raccomando, occhio con l'eccesso d'acqua. Anche questo è un altro geranio, questo qui è il geranio edera, che è differente dal parigino, molto simile ma differente dal parigino, perché questa ha una foglia un po' più carnosa e più scura. Di questi ci sono dei colori veramente bellissimi. Questa alle mie spalle è un'altra pianta ottima al pieno sole. Si chiama Plectra, o più comunemente chiamata pianta dell'incenso. Viene chiamata così perché sfregando le sue foglie emana un odore simile a quello dell'incenso. L'unico difetto di questa pianta è che non ha una vera e propria fioritura.
però ci regala questa foglia molto variegata che è bellissima da mettere in giardino per creare sia delle piccole siepi che da mettere in delle anfore di terracotta, perché questa qui ha un portamento che tende a ricadere. Questi qui sono tutti i capi principali che tendono a scendere. Un altro punto a favore per questa pianta è quello che, avendo un profumo così forte, tende a tenere lontano le zanzare, o almeno così mi dicono i clienti che l'hanno provata. Un'altra pianta ottima all'esposizione a piena luce è la rosa. Per quanto riguarda questa pianta, dobbiamo stare molto attenti agli stress idrici. Infatti non dobbiamo né eccedere né far stare troppo asciutto il terreno. Perché cosa succede? Quando diamo troppa umidità al terreno e con il caldo estivo il vapore acqueo tende a salire, succede che la pianta può ammalarsi di oidio o mal bianco, che è una malattia che si forma sulle foglie. Eccola qui, questa qui è una pianta malata, per farvi un esempio. Questo qui è l'oidio. Si crea una specie di muffa bianca che si crea sopra la foglia. Una volta infettata porta la foglia a diventare così. La rosa è una pianta molto sensibile a questa malattia, infatti viene usata molto spesso all'interno dei vigneti, di solito viene messa davanti al filare della vigna, e quindi viene usata questa pianta proprio come una pianta segnalatrice, perché essendo molto sensibile è la prima pianta che si ammala. Di conseguenza, una volta ammalatasi la pianta, si tende a fare trattamenti per curare la vigna e quindi si cerca di prevenire. Anche di rose ne esistono di diverse specie, diverse varietà, in base a tutte le ibridazioni. Queste qui per esempio sono delle rose rampicanti. Ovviamente hanno le stesse caratteristiche della rosa, diciamo, classica, quella a cespuglio. Quindi non bisogna esagerare con l'acqua e bisogna fare dei trattamenti di prevenzione per l'oidio e la peronospora. Un'altra pianta che vi consiglio da mettere al pieno sole è la Dipladenia, che sarebbe questa pianta che ho alle mie spalle. Adesso andiamo a vederla nello specifico. Queste qui sono le Dipladenie, qui ne ho l'otto dell'anno scorso, tutte bianche. Da qui invece abbiamo tutte le piantine giovani che abbiamo piantato ultimamente. Ovviamente anche loro assortite di tutti i colori, rosa chiaro, rosa scuro, bianco e due tipologie di rosso. La Dipladenia è una pianta ottima, soprattutto per chi ha bisogno di una fioritura estiva. Infatti inizia a fiorire dalla fine di maggio fino alla fine di settembre. Un consiglio che vi do per quanto riguarda questa pianta è quello di tenerla al riparo e coperta durante i mesi invernali, perché essendo una pianta che ha bisogno del caldo, durante l'inverno, magari in zone molto fredde, tende a perdere tutte le foglie, e poi in primavera, se il freddo non l'ha completamente bruciata, comincerà a ricacciare le nuove foglie. Siamo arrivati alla fine di questo video. Se vi è stato utile, vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è totalmente gratuita, bisogna soltanto cliccare il tastino iscriviti qui sotto al video. Inoltre fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra esperienza per quanto riguarda queste piante che vi ho elencato in questo video. Vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao!